spiega le motivazioni quando le ha fatta i contenuti. Grazie della sinteticità. Come ha detto Nico Raffaele, il 29 giugno io e l'amico Sergio Vitali abbiamo depositato una querela particolarmente circostanziata su tutta una serie di argomenti che adesso illustrerò. Ma prima di andare oltre vorrei posizionare il quadro di riferimento da cui poi discutere le varie argomentazioni che poi elencherò. E cioè qui siamo noi tutti e anche tutte le valide energie a livello nazionale da almeno un anno e mezzo a occupare le riflessioni, le argomentazioni, le discussioni a ogni livello, a partire dal Parlamento fino a questo nostro ente locale, impegnati a discutere sul sesso degli angeli. Scusate se sono molto chiaro. Cioè qui ci sono argomenti enormemente più importanti anche come volumi, perché qui stiamo parlando di 700.000 unioni civili, cioè unioni di fatto, quando in Italia sono 60 milioni di cittadini e circa 20 milioni di famiglie. Quindi parliamo di una nicchia estremamente contenuta all'interno del quale gli LGP e LGBT sono probabilmente attorno alle 20.000 situazioni. Quindi vediamo 20.000 situazioni in contrasto con 20 milioni. È ora di finirla, di arroccarsi sulla non liberalità, sulla non democraticità delle istituzioni, quando sei una pulce e devi rimanere una pulce. Ci sono argomenti molto più importanti. Ma adesso li elencherò e poi li vedremo. Allora, il contesto è questo. Esiste una raccomandazione CNREC 2010 del 2005 che aveva accennato l'avvocato prima, che dice una serie di cose, tra cui all'articolo 32 la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola precede dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. E poi ancora, tali misure dovrebbero tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli, eccetera, eccetera. Tralascio. L'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, fra le altre cose, al comma 2 dice l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Comma 3. I genitori però hanno diritto di priorità nella scelta dell'istruzione da impartire ai figli. Tutto questo non è casuale. C'è tutta una discesa di diritti costituzionalmente e internazionalmente garantiti che vanno osservati, che ne dicono i nostri transgender. L'articolo 29 lasciamo, l'articolo 30 è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, qua parliamo della Costituzione nazionale. L'articolo 54 poi dice che tutti i cittadini hanno dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, a che pare che i nostri cari governanti a tutti i livelli se ne sono dimenticati. E poi entriamo più nel dettaglio. Allora, in premessa occorre dire, dato che è dovere prioritario di ogni cittadino è di difendere le istituzioni stabilite dalla Costituzione e tra le priorità è l'istituzione della regola fondamentale della famiglia, del potere della genitorialità con annessi e connessi, vedete, come ho detto prima, articolo 29 e 30 della Costituzione, i nostri amministratori parlamentari e politici hanno l'obbligo costituzionale di essere fedeli alla Repubblica e alle leggi che ne determinano la stessa Costituzione. E questo obbligo prevede, fra l'altro, la difesa della tutela della famiglia, le prerogative della famiglia, tra cui quella di educare e istruire i figli, fino a che non viene cambiata la Costituzione. Poi se cambia la Costituzione, lo vedremo nel momento in cui cambierà, ma finché vige questa legge, questa sarà osservata anche dai nostri cari parlamentari e soprattutto dai nostri cari governanti ministri, i quali invece fanno finta di non sapere né leggere né scrivere. E allora, nella circolare tutto questo, io adesso farò una breve sintesi da dove è scaturita questa mia denuncia che ovviamente ha avuto poi anche delle ripercussioni, anche delle risonanze abbastanza importanti, ma questo per dire che noi cittadini tutti, quando vediamo che qualcosa non funziona,
funziona, possiamo intervenire anche direttamente, non possiamo subire passivamente e continuamente le vessazioni di un Parlamento venduto alla finanza internazionale, ma poi ci arriviamo. Quindi occorre rimettere un attimo i parametri di riferimento al posto loro. È proprio il caso di dire che da qualche anno si sta credendo non solo la sessualità, il genere, eccetera, ma tutta una serie di valenze dell'uomo, e fra cui anche attraverso la gestione, la manipolazione, il controllo diretto della percezione della propria identità sessuale. Cioè, quando tu vai a dire a un bambino di 4 anni, poi lo vedremo, le cose che sono state dette attraverso una serie di scamotage molto subdoli messi in atto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, non da uno qualunque, con solo spunto che diceva prima l'avvocato della raccomandazione numero 5 del 2010, poi vediamo anche altri documenti, proprio il caso di dire il controllo del Grande Fratello dalla nascita alla morte, sia dei cittadini che soprattutto dei minori, che dovrebbero essere la parte più tutelata e garantita della cittadinanza. E quindi, da una parte, quindi i minori violati, perché poi vedremo che cosa hanno combinato in questi asili che sono stati considerati a test, diciamo, come in una funzione di test. Quindi da parte dei minori violati, il diritto sacrosanto delle famiglie usurpate del loro diritto genitoriale, dall'altro la fantoccia di Stato che sempre che il discorso se lo impone l'Europa, mentre noi siamo uno Stato di diritto, e Stato di diritto significa che sono io, mi viene in mente una grande parafrasi dell'Alberto Sordi nazionale che diceva io sono io e voi non siete. Ecco, ricordiamoci sempre che noi cittadini siamo i sovrani. Abbiamo demandato delle deleghe, ma questo non significa che noi non possiamo ritirarle in qualunque momento. L'ha detto anche il signor Pertini in una famosa trasmissione che fece all'epoca attorno all'80, adesso non mi ricordo esattamente la data, e che lo disse tra l'altro anche tantissimi personaggi illustri, storici, ma per esempio Aldo Moro, Giuseppe Dossetti e compagnia bella, ecco. Cioè, quando uno Stato non adempie più alla tutela degli interessi dei cittadini, della maggioranza democratica, degli interessi dei cittadini, lo Stato semplicemente va disconosciuto, perché non è più uno Stato etico. Lo Stato deve essere etico. No, lo Stato è democratico. Vabbè, poi lo vediamo. Io mi sono sempre assunto le mie responsabilità di fronte di quello che ho detto, sempre di fronte a tutti e a tutti i livelli. E quindi il tutto senza alcun coinvolgimento ufficiale degli organi formali di rappresentanza dei genitori a scuola, sempre per ricollegarmi alle mancanze. Tutto scaturisce praticamente questa mia denuncia da questa. Questo decreto del Dipartimento delle Pari Opportunità e anche contemporaneamente del Ministero dell'Università e della Ricerca, in cui si stabiliva di creare un forum di discussione in cui erano comprese 29 organizzazioni ufficialmente accreditate. Ecco qua il Dipartimento delle Pari Opportunità era il decreto 250 del 20 novembre del 2012, in cui si decretano una serie di facezie, ma che a un certo punto elencano una serie di movimenti, 29 per l'esattezza, i quali 29 movimenti, quelli ufficialmente riconosciuti, solo questi e non altri, sono tutti LGBT, cioè lesbo, gay, bisexual e transgender. E cioè, non li elenco tutti perché sarebbe veramente pretendere troppo la vostra pazienza, ma sono 29 e non ce n'è uno solo garantista della scelta genitoriale, che è quella ufficialmente riconosciuta dalla Costituzione e anche dal codice civile.
Quindi ecco, questo per concludere, perché sennò non riesco a far parlare il professor Vitali, in tutto questo c'è una serie di documenti poi forniti da questi soggetti che ho elencato, in cui si dice, fra l'altro, ma non è questo diciamo, il taglio specifico che volevo io dare alla mia disposizione, ma semplicemente si dice comunque che aspettate un attimo che lo cerco, ah eccolo, praticamente che per fare questa diciamo equiparazione del non allineato sessualmente ai due generi e abituare quindi i bambini fino all'età precoce al diciamo riconoscimento del diverso, si è traslato diciamo, questa autorizzazione da parte di questi 29 soggetti LGBT che permetteva appunto l'indagine e la documentazione e anche la realizzazione di corsi alla diversità e alla promiscuità, e diciamo sì, poi è catturato diciamo, l'elemento di autorizzazione per fare il protocollo e quindi si è andato in questi asili e in queste scuole diciamo in diciamo, centri di sperimentazione a dire ai bambini da 0 a 4 anni a proposito della masturbazione infantile precoce, da 4 a 6 anni a proposito della masturbazione del significato della sessualità, mio corpo mi appartiene, amore della persona del stesso sesso, scoperta del proprio corpo, dei propri genitali, poi dai 6 ai 9 anni, masturbazione, autostimolazione, relazione sessuale, amore verso il proprio sesso, metodi contraccettivi. Dai 9 ai 12 anni, masturbazione, eiaculazione, uso dei preservativi, la prima esperienza sessuale, amicizia ed amore per il partner dello stesso sesso e poi infine. No, per ultimo, dai 12 ai 15 anni, riconoscere i segni della gravidanza, procurarsi i contraccettivi dal personale sanitario, come fare coming out, e poi dai 15 anni in poi, diritto all'aborto, pornografia, omosessualità, bisessualità, asessualità. Allora, io non sono un bigotto, anzi, sono uno che ha fatto il 68 e che ha fatto anche il figlio dei fiori quando avevo 14, 15 anni, 16 anni. Quindi non sono una persona oscurantista in modo diciamo chiuso e diciamo non dialettico. Quello che io diciamo sindaco, ed è il motivo per cui ho presentato la denuncia all'epoca, è il fatto che viene trascurato il concetto della priorità dei piani di riferimento e di ragionamento e di valutazione e poi di realizzazione di soluzioni alle varie problematiche a secondo del livello del piano che si analizza, ma qui si è stravolto tutto il piano logico, non solo concettuale e filosofico della vita che qui abbiamo accennato sotto varie forme negli interventi precedenti, ma soprattutto anche il rapporto civico, il senso della legge, la priorità delle istituzioni in favore della più marcata e densa diciamo parte della società civile e non in favore delle minoranze, perché le minoranze vanno tutelate, non vanno aggredite, non vanno violentate, ma non vanno neanche diciamo esaltate, vanno semplicemente prese per quello che sono. Ecco, tutto questo per diciamo concludere che non è solo questo che è stato fatto in questi decenni, perché la situazione è partita, diciamo, il progetto generale è partito già almeno 40-50 anni fa, ma è stato fatto su molti livelli, molti piani che adesso che alla persona comune diciamo, normalmente sfugge perché non hanno il tempo di poter correlare i vari fatti tra di loro e quindi ovviamente non hanno quella diciamo, ampiezza di scenario che permette alcune valutazioni. Sì, chiudo immediatamente. E quindi ecco, voglio solo elencare che cosa hanno fatto i nostri cari governanti a livello nazionale, a livello internazionale e europeo negli ultimi 20-30 anni. Faccio solo un elenco: svendita del patrimonio dello Stato,
meglio regalia dei palazzi, castelli, immobili, demani dello Stato, eccetera. Regalo della Banca d'Italia privata della BCE, ricordiamoci la BCE non è la Banca Centrale Europea, ma una banca privata del sionismo internazionale. Quindi sono dei privati cittadini che decidono le politiche europee e quindi anche il transgender o il gender. Sì, io devo interrompere la relazione così appassionante di Orazio. Quindi un attimo. C'è il microfono più.